Bentrovati. Per lavorare il nostro rametto abbiamo bisogno di avanzi di cotone verde e giallo, un uncinetto del numero 3 o 1,7 mm, delle pinze, una forbicina che ci servirà per tagliare il filo, un metro del filo zincato o di alluminio dello spessore di 0,1 mm e una piccola tronchesina per tagliare il filo metallico. Il mio rametto finito misura all'incirca 10-12 cm. È lavorato su un unico filo metallico. Dalla punta della foglia, sì, è di 12 centimetri. È lavorato su un unico filo metallico che è poi stato ripiegato su se stesso. Io ho fatto questo tipo di lavorazione perché avevo bisogno di un unico rametto per la mia composizione, diciamo così. Quindi, per avere un rametto finito di 12 centimetri andremo a tagliare dal rotolino di filo metallico un pezzo di filo che sia il doppio della lunghezza del rametto finito. In questo caso il mio filo è 24 centimetri. Un'altra cosa, se il cotone che avete è di uno spessore molto sottile. Questi i miei sono di due spessori diversi, questo è un numero 8 e questo è un filato sottile, non ho più l'etichetta, non mi ricordo se è un 12 o un 16. Quello più sottile lo andate a triplicare fino a raggiungere la grossezza del filato verde. Di come triplicare il filo ve lo faccio vedere di nuovo, anche se in rete trovate già il tutorial. Ho tirato un capo dal gomitolo, vedete? Lo vado a ripiegare su se stesso. Cerchiamo di fare una lunghezza abbastanza sufficiente per poter iniziare il lavoro. L'ho piegato, vedete? E lo vado a di nuovo a ripiegare su se stesso fino ad avere tre fili. Inizieremo la lavorazione qui. Mano a mano che il filo va ad esaurirsi, prima di arrivare proprio in fondo, vedete che dall'altro lato si è venuto a creare un cappietto. Per allungare ulteriormente la triplicazione del filo, non facciamo altro che prendere il filo che viene dal gomitolo, passarlo dal cappietto finale, tiriamo, allunghiamo e il nostro filo si è di nuovo triplicato. Continuiamo la nostra lavorazione. Prima di arrivare in fondo, facciamo la stessa operazione. Passiamo il filo che viene dal gomitolo attraverso il cappietto che abbiamo in fondo al filo che stiamo lavorando, lo allunghiamo e lo tiriamo e continuiamo ad allungare il nostro filo. Mettiamo un poco da parte il rametto finito e il filo tagliato che ci servirà dopo e partiamo con la lavorazione. Io ho già triplicato il mio filo giallo che era molto più sottile e andiamo ad avviare le bacche gialle con il nodino iniziale e lavoriamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Tiriamo il filo per stringere il nodino e partiamo con la lavorazione. Carico il filo, vado nella terza catenella e lavoro 6 mezze maglie alte. Una, tutte nella stessa catenella centrale. La terza, 2, 3,
4, 5 e 6. Andiamo nella prima maglia iniziale, entriamo, estraiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Andiamo ad effettuare adesso il secondo giro che ci servirà per andare a creare la nostra bacca. Una catenella, salto il punto successivo, vado in quello dopo, entro e chiudo con un punto bassissimo. Salto il punto successivo, vado in quello dopo di nuovo, estraggo e chiudo di nuovo con un punto bassissimo. Salto il punto successivo, vado in quello dopo che è l'ultimo, estraggo e chiudo con un punto bassissimo. Vedete? La nostra lavorazione avrà il rovescio all'esterno. Carico adesso il filo e lavoro 5 catenelle per la prossima pallina. Una, due, tre, quattro e cinque. Carico il filo, vado nella terza maglia, la catenella centrale, e ripeto la lavorazione come ho fatto per la prima pallina. Le 6 mezze maglie. Chiudo con un punto bassissimo, il secondo giro vado a fare 3 diminuzioni lavorando in un punto e saltandone un altro. E continuo in questo modo la lavorazione fino ad avere 9 bacche sulla catenella. Vi faccio rivedere la lavorazione. Lavoro la prima mezza maglia. Lavoro la seconda, che sono due, sono tre, sono quattro, cinque e sei. Un attimo che devo triplicare il filo come vi ho fatto vedere prima. Continuiamo. Erano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudiamo sulla prima mezza maglia con un punto bassissimo e facciamo il nostro giro di diminuzioni. Saltiamo il punto successivo, andiamo in quello dopo e chiudiamo con un punto bassissimo. Saltiamo il punto successivo, andiamo in quello dopo e chiudiamo con un punto bassissimo. Saltiamo quello dopo, andiamo nell'ultimo punto e chiudiamo con un punto bassissimo. E riprendo la lavorazione delle mie palline sulla prima linea di catenelle, perché poi andremo a fare il ritorno che va fatto in un altro modo. Tra una pallina e l'altra sono 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4 e 5. Le mezze maglie vanno lavorate nella terza catenella. Mentre voi vi portate avanti, io continuo e ci vediamo per il ritorno. È la seconda parte della lavorazione del rametto. Quando abbiamo terminato la prima fila di bacche, io ne ho lavorate 9. Voi lavoratene quante più ve ne piacciono.
Tante bacche andremo a fare per il giro di ritorno. Più bacche lavorerete, più lungo verrà il rametto. E naturalmente dovrete poi adattare il filo metallico che andremo ad inserire. Quindi mettiamo un attimino da parte le bacche, prendiamo il fil di ferro e per avere un rametto di circa 10-12 cm andiamo a tagliare un pezzo di filo che sia lungo almeno il doppio. Ecco qui. Provo a misurare. Il mio sarà di circa 24 centimetri. Prendo le tronchesine e ne taglio un pezzo. Prendiamo il nostro il rametto e lo andiamo a lavorare attorno al filo nel giro di ritorno. Vado a fare un occhiellino ad una delle estremità. Largo sufficientemente per farci entrare l'uncinetto, vedete? Quindi avvicino il filo alla fila di bacche e mi fisso una catenella, vado a stringere ulteriormente l'occhiellino dopo che il filo è passato e ci fissiamo con una catenella in questo modo. E andiamo adesso a lavorare la prima bacca di ritorno della fila successiva e lo facciamo in questo modo. Tenendo il filo avvicinato alla fila di bacche, vado a lavorare le mie 5 catenelle per la prima bacca di ritorno, una, due, tre, quattro e cinque. Carico il filo, vado nella terza e lavoro le mie 6 mezze maglie. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. La andiamo a chiudere con un punto bassissimo sulla prima mezza maglia. La lavorazione delle bacche è la stessa, cambia soltanto il modo in cui le andiamo ad attaccare al filo. Quindi do una catenella e faccio le mie 3 diminuzioni per chiudere la bacca. Una, due, e tre. Chiusa la prima bacca nel giro di ritorno, carichiamo il filo, andiamo nella catenella sotto la bacca, entriamo, estraiamo il filo e chiudiamo la mezza maglia alta. Carichiamo il filo adesso, avvicinando il fil di ferro al nostro rametto, andiamo nella catenella che c'è tra la prima e la seconda bacca del giro precedente, entriamo passando intorno al filo di ferro, estraiamo la solina. Carichiamo di nuovo e andiamo a chiudere la mezza maglia alta. In questo modo possiamo ripartire per lavorare la seconda bacca del giro di ritorno. Le bacche le andrete a lavorare al centro delle bacche del giro precedente. Quindi ricomincio.
con le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, vado nella terza e lavoro le mie 6 mezze maglie. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vado nella prima mezza maglia e vado a fare il mio giro di diminuzioni per chiudere la bacca. Mi aggancio con un punto bassissimo, una catenella, salto la maglia successiva, vado nell'altra e lavoro un punto bassissimo. Salto la maglia dopo, vado in quella successiva e chiudo con un punto bassissimo. Salto la maglia seguente, vado nell'ultima e lavoro un punto bassissimo. E abbiamo chiuso anche la seconda bacca. Adesso facciamo come abbiamo fatto per la bacca iniziale. Carichiamo il filo, carichiamo il filo, andiamo sotto la catenella che abbiamo sotto la bacca, estraiamo il filo e chiudiamo la mezza maglia alta. Adesso ci portiamo al centro delle due bacche successive, caricando il filo, entrando nella catenella centrale, passando intorno al filo di ferro, estraiamo e chiudiamo la mezza maglia alta. Vedete? Il nostro rametto comincia a prendere forma e ricominciamo a lavorare la nostra bacca. Lavoreremo in questo modo fino ad arrivare in fondo e poi proseguiremo per la lavorazione delle foglie. Una volta che avremo terminato la lavorazione del giro di ritorno della bacca, così è come si presenta la nostra lavorazione. Abbiamo lavorato il giro di ritorno e ci siamo agganciate al filo di ferro. Fatto questo, quando abbiamo lavorato tutte le bacche nel giro di ritorno, con un punto bassissimo chiudiamo il lavoro e tagliamo il filo. E da qui ripartiremo per la lavorazione delle foglie. Con il filo verde ci andiamo ad attaccare al rametto per andare a lavorare lo stelo e la foglia. Facciamo il nostro nodino e ci agganciamo sotto le ultime due bacche che abbiamo lavorato. Mi aggancio prima una, vado anche nell'altra bacca, nella mezza maglia che la chiude, estraggo il filo e lavoro un punto basso. Nel mentre andiamo a lavorare lo stelo, ci andiamo a nascondere anche le codine e taglieremo poi l'eccesso. In questo modo. Una volta che ci siamo agganciati, andiamo a lavorare 20 maglie basse, passando sempre da sotto il filo, cercando di tenere le codine ferme vicino al filo di ferro. Andiamo a lavorare le nostre 20 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 18,
19 e 20. Continueremo sulla parte finale del nostro filo metallico per la lavorazione della foglia. E facciamo in questo modo. Per ogni aghetto della foglia andiamo a lavorare 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nella seconda e faccio il giro di ritorno lavorando un punto bassissimo in ognuna delle catenelle che abbiamo lavorato. Arrivati vicino al filo metallico, andiamo a lavorare 2 maglie basse di separazione per poi lavorare l'aghetto successivo. 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nella seconda e faccio il giro di ritorno con la maglia bassissima fino a raggiungere il filo metallico e continuo in questo modo fino a ricoprire tutto il filo metallico. Tra un aghetto e l'altro facciamo 2 maglie basse di separazione. Io continuo, poi una volta che sono arrivata in fondo vi faccio vedere il giro di ritorno. Ho lavorato in totale 13 aghetti, ho terminato con 2 maglie basse, prendo le pinze e vado a fare un occhiellino per fermare il primo giro in questo modo. Facciamo come abbiamo fatto per le bacche gialle, entriamo nell'anellino, lavoriamo una catenella per fissarci e lo andiamo a stringere ulteriormente per non far scivolare fuori la lavorazione. Ecco qui. Continuiamo adesso dall'altro lato con il giro di ritorno della nostra foglia. Andiamo a lavorare l'aghetto all'apice 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7, il giro di ritorno con le maglie bassissime. Vado dall'altro lato del filo. Passo da sotto e mi aggancio nella maglia bassa, estraggo e chiudo con un punto bassissimo. Vedete che l'occhiellino io ce l'ho davanti. Lo vado a piegare ulteriormente e continuo la mia lavorazione con le 7 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, il giro di ritorno a maglia bassissima. E come abbiamo fatto per le bacche, ci andiamo ad agganciare sulle 2 maglie basse. Tra un aghetto e l'altro dobbiamo lavorare le 2 maglie basse sulle 2 maglie basse. Ecco qui.
Vado nella prima maglia bassa che separa un aghetto dall'altro, entro e lavoro la maglia bassa da quest'altro lato. Quindi una, vado nella successiva e lavoro la seconda. E da qui ricomincio con la lavorazione del laghetto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, giro di ritorno a maglia bassissima. Mi aggancio sulle due successive maglie basse, le lavoro e lavorata la seconda maglia bassa, ricomincio con la lavorazione del laghetto. Vado nella maglia bassa, estraggo e mi fisso al filo con un altro punto basso da quest'altra parte, vedete? E continuo fino alla fine dove mi aggancerò all'ultimo aghetto, fermerò il lavoro e taglierò il filo. Un consiglio: nel giro di ritorno per la lavorazione della seconda parte della foglia, voi raddrizzatevi il giro precedente e mettete in linea la lavorazione. Nel caso, se dovete raddrizzare la lavorazione, fatelo tenendo fermo un punto e girate verso il basso in questo modo, e poi sempre fronte a voi con il dritto continuate a lavorare il giro di ritorno. Io, per non farlo girare ulteriormente, lo piego un pochettino verso il basso e continuo la mia lavorazione. Una volta che avrete finito, così è come si presenta il vostro lavoro. Lo andate a piegare per metà e il vostro rametto è bello che è pronto. Di seguito vi faccio vedere anche la lavorazione di un rametto lungo partendo da mezza foglia. Dopo che abbiamo lavorato le bacche, continuiamo la lavorazione unendo tutti e due i Fate in fili. questo modo: preparatevi prima il rametto con le bacche di mimosa, andrete poi a tagliare un altro pezzo di fil di ferro lungo quanto il rametto e comincerete la lavorazione della foglia. Come abbiamo fatto per la mimosa, fate un cappietto al fil di ferro sul quale vi andrete a fissare con il cotone e iniziate la lavorazione della prima parte della foglia esattamente come nel video. Create le 7 catenelle, il giro di ritorno con le maglie bassissime, tra un ago e l'altro date le due maglie basse di separazione. Io ho creato la foglia all'incirca della stessa lunghezza del rametto di mimosa. Ho lavorato già tutta la prima parte e adesso continuerò la lavorazione su tutti e due i fili di ferro. Mi sistemo entrambi i fili e dopo l'ultimo ago ho dato due maglie basse e adesso continuerò, per comodità mi attorciglio un poco i due fili e continuerò la mia lavorazione partendo da sotto la bacca, passo sotto tutti e due i fili di ferro e lavoro le mie maglie basse fino a ricoprire
tutto il filo. In questo modo, vedete, li lavoro assieme. Arrivata in fondo, se i fili, come in questo caso, sono uno più lungo dell'altro, li andrò a pareggiare, farò un occhiellino che mi servirà per fissare il lavoro e non farlo scivolare, esattamente come abbiamo fatto per la lavorazione a filo continuo. Tornerò indietro con delle maglie bassissime fino a sotto le ultime due bacche. Mi fisserò alle bacche gialle con un punto bassissimo e poi continuerò la mia lavorazione solo sull'altro lato della foglia per andare a lavorare l'altra parte di aghi tra un ago e l'altro del giro precedente. Ho fatto tutto il giro di ritorno a maglia bassissima, sono sotto le bacche gialle, mi aggancio ad una di esse con un punto bassissimo, in questo modo piego il rametto verso il basso e continuo la mia lavorazione sull'altro lato della foglia. Vado nelle due maglie basse, lavoro le mie due maglie basse e il primo aghetto di 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nella seconda e lavoro la prima maglia bassissima. E continuo fino ad arrivare di nuovo al ramo, lavorare le due maglie basse di separazione e poi riprendere la lavorazione fino alla fine. Vado nella maglia bassa, lavoro la prima, lavoro la seconda, le 7 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vado nella seconda, prima maglia bassissima. Una volta che sono arrivata a lavorare l'ultimo ago, mi fisso al lavoro, taglio il filo e nascondo la codina. E questo è il risultato. Un unico metodo, due risultati diversi. Il rametto lungo, lavorato su due fili separati, uno per la foglia e uno per il rametto di mimosa e poi uniti assieme. Un unico filo. Da un lato abbiamo il rametto di mimosa. All'altra estremità abbiamo la foglia che ripiegata forma il rametto piccolino. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video.